21 gennaio 2012, siamo sulle valle marittime, come si dice? Valle? Roya. Valle Roya, in Francia. Siamo partiti dal paese sotto della frazione? Saorge, 530 metri, 520, 520, e salendo per un sentiero a volte ripido, a volte un po' di meno, descritto come il 52A, siamo arrivati a questo piano Bergeri-Danang. Qui vedete la compagnia, Alessandro, Enzo e Carlo, giusto? Paolo. Noi proseguiremo per la cima Danang, quota 1801 dice qui. Per finire sulla Pointe de Lugo, no? Per finire sulla Pointe de Lugo. De Lugo. Niente da dire, riprenderemo poi sulla vetta la trasmissione e ci sentiremo dopo. Dai boschi lì della Francia. Continua la trasmissione. Ecco tutto il percorso fatto in quel vallone e risalito in questi prati qui, siamo arrivati alla cima Danang, 1801 e un metro. Qui vediamo Enzo, Alessandro e Paolo, eccolo lì. E come dire, qui lo spettacolo panoramico è bellissimo. Vediamo. Là in fondo c'è il mare, lì ci sono tutte le Alpi Marittime, e la Corsica in fondo, e qui c'è la cima che noi andremo a fare, come si chiama? Punta di Lugo, 1920, eccolo là, qui c'è l'anticima e là c'è la cima. Un arrivederci e dopo. Enzo. Ecco, finalmente è lì che vedere la Corsica, vedi la Paglia Orba. Addirittura la montagna più alta sulla destra, vedi con lo spigolo. 21 gennaio 2012, un saluto, là, un arrivederci e alla prossima cima. La Corsica, punta minuta. Continua la trasmissione, ecco Alessandro qui in cima, lì c'è Paolo, qui c'è Enzo e la vetta, lasciamo la punta di Lugo, 1929, giornata bellissima. Solo un po' ventata, niente da dire, adesso chiuderemo la nostra gita con un bellissimo anello, Enzo. Saluto, ecco ancora Alessandro qui sulla cima e Paolo. E ci pensiamo anche a lei. 21 gennaio 2012, alla punta del lupo. 1929. Del lupo non direi. Del Lugo, scusate. E con questo mando i saluti con i miei amici qui, tre compagnie che abbiamo oggi. Compagnia robusta.